Monsieur, membro di jury, bonsoir. È con tanta emozione che anche quest'anno ci accingiamo a presentare il vivaio del coro Le Note Fleurie di Grand Paradis. Per noi essere qui come anziani. Parla per te, Sofì. Io sono ancora giovane, no? Direi che suona meglio per noi essere qui come padrino e madrina delle piccole note. È un onere, oltre che un onore. Non è mai facile, infatti, esibirsi alle Floralì, e per qualcuna di loro sarà la prima esibizione su questo palco. Quindi il nostro ruolo sarà mettere a loro agio, vero Sofì? Non sei forse la tua 18ª partecipazione? Sì, è vero Mathieu, ma potevi anche evitare di sottolineare questa vecchiaia. Ma insomma, è giunta l'ora per le nostre ragazze di rompere il ghiaccio. Victor Hugo nel 1827, nella prefazione del dramma storico Cromwell, diceva che il brutto esiste accanto al bello, il deforme accanto al grazioso, il grottesco sul rovescio del sublime e il male con il bene. Brava Sofia, è proprio una bella lezione, sembri quasi una prof. Quindi se ho capito bene, stai dicendo che un qualcosa esiste perché c'è il suo contrario. La luce ha perciò ragione di esistere perché c'è il buio. Esatto, la luce è anche il tema del programma progetto che ascolteremo questa sera. La luce è un elemento importante nella nostra vita. Ne abbiamo bisogno quando il nostro cuore è triste, quando abbiamo paura, quando regna il buio. Ed è proprio della paura del buio che parla il primo brano, una ninna nanna scritta da Josu Helverlin. Dormi, piccolo mare, dormi. Non aver paura del buio. Le stelle ti abbracceranno, sconfiggendo l'oscurità. A voi, sleep, sleep, my little sea.
accezioni semantiche. Adesso lo fai tu, il maestrino, prendendo il posto. Sostanzialmente si associa sempre alla luminosità la positività. Ecco perché Ornella e le sue ragazze hanno scelto questo progetto, un alito di energia positiva in un mondo spesso troppo cupo. Ci sono tanti modi per vivere queste emozioni. Le possiamo trovare nelle parole di conforto di una persona a me cara, nel sorriso di uno sconosciuto, in un semplice gesto di cortesia o in un più profondo abbraccio che riscalda il cuore. E poi c'è la fede. Quante volte nei momenti più bui e difficili ci siamo affidati alla fede per ritrovare la speranza e la serenità. La dolcezza di un abbraccio sicuro non può non portarci alla figura di Maria Madre di tutti noi. A lei chiediamo protezione rivolgendole la preghiera più amata, di Frank Gerbich, Ave Maria. Thank you.
Speriamo di non avervi annoiato troppo con le presentazioni. Ora, mi ricordo perché solitamente cantiamo e non siamo noi a presentare. Vi invitiamo quindi a riflettere sull'importanza della luce nelle nostre vite. Quando vedrete una lampada, una fiamma, una stella o la luna, lasciatevi avvolgere da lei. Non costa nulla. Pensate, ricordate che la luce è speranza, vita ed armonia, e che un piccolo gesto, magari insensato per noi, può essere un raggio di luce per chi incrociamo nel nostro cammino. Perché anche un sorriso può diventare luce nella notte più buia ed ostile, quando la luna e le stelle sono nascoste. Accendi una piccola luce bianca e la luce brillerà. Di Lea Goldberg, a voi, Karen Orr.